Gigi di El Quirinale. Siamo andati nel palazzo presidenziale e abbiamo riprodotto in 3D mobili e suppellettili appartenenti alla storia di Villa Reale. Di conseguenza poi li abbiamo trasferiti virtualmente nelle stanze del re. Dei ragazzi delle scuole superiori attraverso dei dispositivi come i telefoni o le macchine fotografiche digitali che abbiamo oggi sono in grado di produrre modelli digitali 3D che possono poi essere inseriti in un contesto di sfondo quale può essere la stanza, questa stanza o altre stanze e andare a ricreare magari un ambiente come era 100 anni fa, 200 anni fa. Questa qui è una delle sedie che abbiamo aumentato al Quirinale, questa qua in particolare l'ho aumentata io e la cosa più bella di questa esperienza è appunto poter vedere il nostro lavoro finito, realizzato e impiantato nell'edificio, nella Villa Reale. È stato un lavoro molto soddisfacente, emozionante anche per noi riuscire adesso a rivedere il lavoro finito, è un'ottima esperienza e molto interessante. Questa è la demo dell'applicazione Expo Più. Come potete vedere all'interno della demo abbiamo scelto di rappresentare come esempio il padiglione del Bahrain, che è uno dei padiglioni segnalati da Expo per questa iniziativa. Abbiamo raccolto 40 interviste, 30 video in modalità GoPro e alcuni elementi 3D all'interno dei padiglioni. Siamo 15 ragazzi, 15 geni di Accademia Più e abbiamo lavorato per circa 800 ore a questo progetto. Cos'è stata la mia esperienza in Expo? In Expo ho conosciuto tantissime persone che mi hanno insegnato un sacco di cose. Sono molto fiero di quello che abbiamo fatto perché abbiamo creato qualcosa che prima non c'era. O meglio, abbiamo realizzato un'applicazione per la realtà aumentata ed è la prima applicazione sulla realtà aumentata mai tentata in Expo. Di cosa parla? Parla della sostenibilità dei padiglioni, una cosa a cui tengo anche molto. Expo Più è un'esperienza che sicuramente ci aiuta a capire molte cose, soprattutto come relazionarci con le persone e come approcciarci al mondo del lavoro. Secondo me è un fattore molto importante soprattutto questo, perché abbiamo veramente imparato cosa vuol dire lavorare e cosa vuol dire impegnarsi per un progetto. Anche perché abbiamo imparato tanto da questa avventura, abbiamo utilizzato tecniche che non sono mai state utilizzate prima in Expo, quindi adesso non voglio fare la persona il di più, però siamo un po' dei pionieri della realtà aumentata in Expo, quindi sono contento, dai, è andato davvero bene. Perché non avevo mai provato a fare roba del genere e mi sono divertito molto perché comunque l'ambiente dei video, di fare video editing oppure mi piace comunque molto. Mi ha dato anche l'opportunità di maturare, di conoscere questo aspetto della realtà aumentata che mi era abbastanza sconosciuto, quindi di entrare anche, di vedere un po' come si crea un'app, di conoscere ogni Expo in un altro modo. Per cui direi che Expo ha soprattutto avuto su di me un impatto, un lascito molto culturale, capendo e comprendendo di culture diverse dalla mia. Poi soprattutto con i ragazzi ci sono momenti divertentissimi, è stata veramente un'esperienza formidabile. Da quel punto di vista lì ho avuto la fortuna appunto di lavorare con persone competenti e capaci. Grazie a questo progetto abbiamo imparato a gestire i video, ad aumentare la realtà, ma soprattutto abbiamo imparato che cos'è veramente la sostenibilità. Grazie. È stata secondo me una delle cose più belle che posso rifare.